Eccoci ancora in diretta. Allora, stiamo facendo un po' nei nostri format bilanci su bilanci per lasciarci alle spalle questo 2021 che comunque non verrà lasciato alle spalle perché molte questioni ce le riporteremo nel 2022, ma come è ovvio che sia, succede sempre, però forse ancora di più nel contesto in cui siamo e nel contesto in cui stiamo vivendo. E allora è giusto anche fare un po' il punto sul mondo cripto, soprattutto perché io ricordo, torniamo per un istante con la mente a un anno fa, quando stava terminando invece il 2020 e ci stavamo preparando per il 2021, si diceva il 2021 sarà l'anno delle cripto. E allora, visto che il 2021 è terminato, cerchiamo di capire se lo è stato veramente. Indubbiamente il 2021 ha cambiato tante cose per le criptovalute. Possiamo dire che proprio la geografia del mondo cripto è cambiata in modo radicale per più questioni che adesso ripercorriamo insieme. Diciamo che ci sono stati più riconoscimenti, le criptovalute sono state utilizzate maggiormente anche a livello istituzionale, c'è stata l'apertura anche degli istituzionali proprio nei confronti delle cripto, anche se poi molte cose dovranno ancora succedere. Da un punto di vista più operativo, se parliamo del Bitcoin, il Bitcoin ha raggiunto i suoi massimi storici durante il corso del 2021, nonostante i crolli delle ultime settimane. Ora lo possiamo vedere anche sul nostro grafico, così vediamo anche a quanto è in questo momento. Siamo a 51.354 dollari, adesso sta guadagnando l'1,10, ma appunto nel corso del 2021 ha aggiornato più volte i suoi massimi storici e è riuscito a toccare quota 56.278 mila dollari, appunto, e 52 il 12 novembre nel 2021, ovviamente di quest'anno. Allora, detto questo, io ho messo sul tavolo un po' di questioni che vorrei approfondire. Vorrei farlo con Valerio Rossi, formatore, divulgatore. Ciao Valerio, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie Grazie Manuela Manuela di di nuovo nuovo per per l'invito l'invito e e un un caro caro saluto a saluto a tutti i tutti i tuoi tuoi telespettatori. telespettatori. Grazie Valerio. Allora, però ripartiamo da quello che ho detto all'inizio. L'anno scorso, quando stavo chiudendo il 2020, ho detto il 2021 sarà l'anno delle cripto. Cosa rispondi a questa domanda? Lo è stato o non l'è stato? Direi sicuramente possiamo Possiamo dire dire che lo che è lo è stato, stato, in in senso senso assoluto, assoluto, né né bene bene né né male. male. Nel Nel senso senso che che proprio proprio all'inizio all'inizio dello dello scorso scorso anno c'è anno c'è stata una stata una grande grande euforia, euforia, forse forse anche, se anche se vuoi, vuoi eccessiva, eccessiva, perché perché ovviamente ovviamente il il rialzo rialzo che che mediamente ha avuto mediamente il il mondo mondo delle delle cripto, in cripto, in particolare con particolare con Bitcoin, Bitcoin, Ethereum e tutte Ethereum e tutte le le principali, principali hanno hanno avuto, avuto soprattutto soprattutto nei nei primi primi 3 mesi tre mesi dello dello scorso scorso anno, anno sono sono ovviamente ovviamente una una cosa cosa abbastanza abbastanza anomala anomala rispetto a rispetto a quello quello che che si poteva aspettarsi da uno strumento finanziario innovativo e digitale come appunto Bitcoin e tutte le e tutte le criptovalute criptovalute seguenti. seguenti. Sicuramente abbiamo assistito a un Abbiamo cambiamento di assistito a un cambiamento di passo passo rispetto allo rispetto scorso allo anno, in cui scorso anno in cui c'era c'era diffusa una diffidenza diffidenza nelle nelle criptovalute. criptovalute, mentre Mentre c'è c'è stata stata una una presa presa di di consapevolezza consapevolezza di di quello quello che che può può essere essere il il cambiamento cambiamento epocale epocale che che le le criptovalute criptovalute propongono propongono al al mercato mercato intero, intero, in in modo modo particolare particolare al al mercato mercato finanziario, finanziario, come come nuovo nuovo strumento, strumento, diciamo, diciamo, di di investimento investimento o o comunque comunque di di collocamento, collocamento, non non solo solo del del risparmio, risparmio, ma ma anche anche di di valore valore in in senso senso assoluto. assoluto. Questo è un Questo è un po' po' in in due due parole, parole, insomma. insomma. Ok, no, sono delle parole in più. Poi andremo anche a vedere, come dire, quali sono le cripto che si sono un po' più distinte, no? Ecco, e giusto per anticipare, ecco, a questo punto facciamo la stessa domanda che ci siamo fatti l'anno scorso. Il 2022 sarà l'anno delle criptovalute, ovviamente sulla base del fatto che già nel 2021 sono accadute delle cose importanti per il mondo cripto. Ah, guarda, proprio ieri ho pubblicato su uno dei miei siti un'analisi Un'analisi importante importante di di uno dei uno dei più più noti noti influencer influencer di di criptovalute, criptovalute, Mr. Mr. Lark Lark Dellis, Dellis, che che elenca elenca addirittura addirittura sette sette motivi, motivi, no? no? Per Per cui il cui 2022 potrebbe potrebbe essere essere un un qualcosa qualcosa di di veramente veramente interessante interessante nel nel prossimo prossimo futuro. futuro. E te Te li li raggruppo raggruppo in in sette sette punti punti in in maniera maniera molto molto veloce. veloce. Uno Uno è è lo lo spot spot ETF ETF per per Bitcoin, Bitcoin, eh? eh?
nel senso che verrà emesso per la per la prima prima volta volta un un ETF ETF in in assoluto assoluto per per Bitcoin, Bitcoin. Ma no? la slide che mi hai mandato, Valerio? No, 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 è un'altra No, cosa. ok, perdonami, allora dopo la apriamo. Vai, vai, vai. E poi i cicli di allungamento di Bitcoin, il fenomeno dell'allungamento dei cicli di Bitcoin all'interno del mercato criptovalute è già un'ipotesi. L'analisi storica indica che ogni ciclo è stato più lungo del precedente, l'importanza del ritmo dimezzato di 4 anni, il famoso halving, sta lentamente diminuendo. L'aggiornamento della rete Ethereum, perché Ethereum ovviamente è sempre stato un protagonista, addirittura siamo arrivati oltre il 20% di dominance sul mercato. E lo sviluppo delle principali altcoin, in modo particolare, questo analista elenca Polkadot e Cardano, ma anche Avalanche, Polygon, quindi Matic e Solana. Il mercato NFT, perché avremo occasione, spero, di fare un collegamento dedicato a questo mercato di non fungible token, che praticamente riguarda soprattutto quello che è l'arte dal punto di vista digitale. I videogiochi e il metaverso, ma soprattutto quello che sono le grandi disponibilità di soldi istituzionali che sono all'attenzione e che prevedono nel prossimo futuro un ciclo mega rialzista. Questa è la sua, ovviamente, analisi, che può essere ovviamente condivisa piuttosto che Beh, chiaramente. certo, poi ovviamente tutto sarà da verificare, ma come in tutte le cose, Certo. non è che possiamo. Senti, ti chiedo anche, prima di andare avanti con altri step di questo ragionamento, a livello, visto che stiamo facendo un bilancio, visto che stiamo dicendo il 2021, nel 2021 cos'è cambiato per il mondo cripto, e visto che tu sei un divulgatore, sei un formatore, quanto è cambiato anche il mondo della divulgazione? Sia in termini tuoi, cioè da divulgatore e formatore, ma anche in termini di ricezione poi delle informazioni, ossia la platea, le persone interessate e le persone che ne capiscono di più, chiaramente, perché fa parte di un unico, di tutto un unico aspetto, appunto, sono, come si sono mostrate, cioè cosa è cambiato da questo punto di vista? Ma sicuramente è stato un anno veramente importante, ecco, perché le persone hanno acquisito una maggiore consapevolezza e una curiosità che le ha portate ad approfondire delle tematiche che prima erano relegate a una questione più di diffidenza, perché come tutte le cose nuove ovviamente comportano una prudenza nell'accettare un qualcosa che ovviamente è digitale, quindi prettamente utilizzata e usata attraverso dei sistemi informatici e anche con tutti i device disponibili, dal semplice cellulare che abbiamo ovviamente disponibili ognuno di noi, piuttosto che il tablet, il PC portatile, piuttosto che il computer fisso, e quindi tutte come si Sì. dice, le espressioni informatiche di questo, si può evidentemente utilizzare queste criptovalute in maniera assolutamente quotidiana, perché sostanzialmente attraverso i vari wallet che esistono si può trasformare in maniera immediata quello che è il valore nelle valute digitali fino a quel momento maturato in un valore in euro spendibile attraverso tutte le carte di credito che sono legate ovviamente ai vari wallet. Cito Binance, che ovviamente è il più grande in assoluto, che offre dei servizi direi assolutamente splendidi, è un'academy direi assolutamente eccezionale, tutto evidentemente anche in lingua italiana, che agevola estremamente le persone che così vogliono approfondire alcune tematiche, alcuni modi di dire o alcune parole che magari sono ancora sconosciute. Ok. Va bene, quindi tu dicevi infatti prima c'era più diffidenza, adesso ce n'è meno. Io aggiungerei anche che prima forse era un po' una moda, no? E quindi quando sono le mode vengono seguite senza essere troppo approfondite, poi vengono abbandonate, quindi di conseguenza appunto non si sviluppa neanche la fiducia che invece bisogna avere nei confronti di, in questo caso. Ecco, di un asset, lo definiamo asset, Valerio?
Ma se parliamo di Bitcoin, direi assolutamente di Di Bitcoin. Sì, adesso sì, la mia testa stava pensando al Bitcoin, chiaramente, poi ritorniamo sul discorso cripto generale. Sì, lo possiamo considerare un asset a tutti gli effetti, giusto? esattamente. Come tu sai, c'è una differenza sostanziale tra Bitcoin e il resto delle criptovalute. Bitcoin, Assolutamente. oltre ad essere stata la prima e diciamo il pioniere in assoluto in questo nuovo mondo, è stato riconosciuto da autorità importanti, prima la Federal Reserve e successivamente anche dalla stessa SEC americana, che per eccellenza così considerano questa novità, non più una moda, ma un vero e proprio asset digitale riconosciuto. Tanto più che poi hanno collegato soprattutto all'inizio Bitcoin e poi Ethereum, però stiamo parlando sempre della numero uno, numero due per capitalizzazione, per importanza sul mercato, hanno collegato inizialmente anche i primi i primi futures sul mercato di Chicago, per cui di riflesso hanno riconosciuto un collegamento di valore tra quello che è effettivamente Bitcoin e Ethereum rispetto a un normale valore finanziario che può essere un'azione, una commodity o una valuta estera, ecco, per esempio. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. E poi un'altra domanda e poi andiamo a vedere quali sono le top crypto da seguire per il 2022, cerchiamo di capire anche quelle che potrebbero essere appunto più interessanti. Si è cominciato a inserire maggiormente, vabbè, Bitcoin o altre crypto nei portafogli di investimento, cioè anche da questo punto di vista è cambiata la situazione? Direi proprio di sì, prima di tutto perché è la natura stessa che abbiamo visto per ora, perché ovviamente siamo comunque sempre in una fase di transazione, di crescita del mondo cripto, evidentemente cominciano a entrare in maniera importante nei portafogli sia dei fondi istituzionali, ma soprattutto anche di società private. Vorrei ricordare una frase veramente significativa di Michael Saylor, il CEO, l'amministratore delegato di MicroStrategy Incorporated, che è praticamente una delle più grandi società informatiche americane, che ha, in una frase molto semplice, ha citato: per quanto riguarda Bitcoin, compra Sì. Bitcoin, no, non aspettare a comprare Bitcoin, compra Bitcoin e aspetta. Nel senso, se Ok, beh, certo. sa sicuramente, come è sempre stato nelle varie cose, non solo della finanza, ma anche della vita, è sempre stato galantuomo. Quindi, tra dirci nel proprio prossimo futuro, se la visione, effettivamente, non solo mia, ma soprattutto di grandi analisti e di grandi osservatori di quel cambiamento che il mondo digitale di valore, come che è il mondo delle criptovalute, propone ai propri sostenitori, Sostenitori. quantomeno. Senti, c'è una domanda che è in sovrimpressione, te la giro subito. Cosa pensi? Il 2022 sarà orso o toro per il Bitcoin? Ma secondo me, come è stato esattamente l'anno scorso, non si può dire né una cosa neppure l'altra, ma l'insieme L'insieme delle delle cose. cose. Fortunatamente, una Fortunatamente una delle delle caratteristiche caratteristiche delle delle criptovalute criptovalute che i che i traders traders più più importanti importanti amano amano molto molto è è esattamente esattamente la la volatilità. volatilità. Volatilità Volatilità che che ovviamente è ovviamente è anche anche generata generata dal dal fatto fatto che che molti, molte molte whales, le famose famose balene balene istituzionali, istituzionali, le le grandi grandi banche banche d'affari d'affari entrano, entrano, monetizzano monetizzano ovviamente ovviamente un un profitto profitto che che hanno hanno ottenuto ottenuto nel nel breve, breve, sì. ma a Ma a questo questo punto punto anche anche la la massa massa dei dei piccoli piccoli e medi e medi investitori investitori comincia a comincia a essere essere importante importante e e vediamo vediamo una una stabilità stabilità negli negli ultimi ultimi mesi mesi che che non non avevamo avevamo visto visto nei nei primi primi mesi mesi dell'anno. dell'anno. Sicuramente Sicuramente adesso adesso siamo siamo intorno intorno ai ai 52 52 mila dollari dollari, la prospettiva, la prospettiva, secondo secondo me, me, come come minimo minimo l'anno l'anno prossimo prossimo è è che che possa possa raddoppiare. raddoppiare. E E quando quando si si tratta tratta di di raddoppiare è raddoppiare è abbastanza abbastanza normale normale perché perché quest'anno, quest'anno, se se poi poi andiamo a andiamo a vedere i vedere i dati, dati,
siamo dati andati quasi così vicini, vicini. eh. Ok, mi hai risposto a delle belle domande. Allora, a questo punto, altro titolo che poi ci porta anche a una sorta di schemino che adesso facciamo vedere, le top cripto da seguire nel 2022. È possibile così giocare su questa cosa e capire un po' dove indirizzare lo sguardo e la nostra attenzione? Ma dipende sempre dal profilo dell'investitore. Come tu sai, l'investitore è conservativo e attento, è lungimirante, e quello che vuole una cripto molto solida, molto affidabile, molto liquida, e quindi chiaramente la prima scelta, come al solito, cade su Bitcoin, no? In Certo. alternativa Ethereum come chiaramente altra criptovaluta che è protagonista ovviamente del mercato, ci sono altri tipi di criptovalute che stanno proponendo dei sistemi anche di validazione e quindi di carattere tecnico importanti. Siamo passati dal proof of stake al proof of work, adesso c'è un altro sistema ancora in fase di rodaggio, e comunque ci sono sempre delle evoluzioni, come è tipico del mercato delle criptovalute, che si basa appunto sulla crittografia, quindi su un calcolo matematico elaborato da questi mega computer, e che quindi si propone come innovazione assoluta anche per quanto riguarda la fruibilità proprio della valuta stessa, per cercare di essere un protagonista anche nello scambio, come è nata fin dall'inizio, insomma, ecco, Certo, questo. certo. Ecco, Quindi. io voglio mostrare questo schemino che tu ci hai portato, Valerio, dove si vede chiaramente l'incremento che hanno avuto queste cripto dal 27 dicembre 2020 al 27 dicembre 2021. Quindi siamo proprio in tempistica perfetta. Lascio a te la parola, poi intanto noi stiamo anche guardando, quindi visivamente è molto chiaro, insomma, a te. Sì, ecco, l'unico dato, diciamo, diverso è quello, è l'ultimo di Shiba Inu, che è Sì. stato dato il 30 di gennaio invece che il 27 dicembre, visto che abbiamo fatto una comparazione su base annuale, e che chiaramente salta all'occhio, pur essendo l'ultimo della lista in termini percentuali. Però, evidentemente, se una persona avesse scommesso, nel vero senso della parola, perché si tratta comunque di una cripto che comunque, voglio dire, nell'ambito della lista delle principali criptovalute rappresenta oggi la 13ª cripto quotata, nonostante che ha un valore estremamente frazionale, quindi 0,00 eccetera. Però se guardate l'incremento in termini percentuali è a dir poco mostruoso. Sì. Cioè, rispetto alle altre, che comunque voglio dire il peggiore di tutti, fra virgolette, passatemi la parola, è stato Bitcoin. Peggiore vuol dire che una persona che comunque ha fatto da cassettista e ha semplicemente comprato un Bitcoin a 27.272 dollari, oggi si trova comunque, questo è un dato di stamattina, 50.652 dollari. Con un incremento dell'86%, penso che non sia stato comunque un cattivo investimento, no? E analogamente, la numero 2, vedete che già andiamo su percentuali completamente diverse. Ethereum, Binance Coin, se ti ricordi, Manuela, all'inizio di quest'anno ci eravamo confrontati e mi avevi chiesto così quale poteva essere, secondo il mio punto di vista, una criptovaluta alternativa alle prime due, e io appunto avevo espresso, se ti ricordi, il mio parere su Binance Coin, e i dati fortunatamente mi danno ragione, perché siamo a 1532%. Solana, che è un altro protagonista del mercato in termini assoluti, siamo a Mamma 15.200%. mia, è certo. Terra Luna 17.838%. Ma se, fra virgolette, passami la parola, ci accontentiamo di Cardano, mi ha fatto comunque E ci 933%. accontentiamo appunto, Ecco, no? diciamo Sì, così. sono cifre effettivamente importanti. E queste, ecco Valerio, questi incrementi non si erano verificati anche l'anno scorso sull'anno precedente, giusto? Cioè così, in modo così importante, intendo dire. No, diciamo Ethereum sicuramente sì.
perché se guardo Ethereum, il sì, ok. 2019, io parlo addirittura in un tempo di osservazione più lungo, fai conto che Ethereum è salito dal 2019 ad oggi intorno al 4000%. Ok. Moltiplicato 10 più o meno il dato che vediamo. Ok. Quindi abbiamo comunque, se vogliamo vedere ancora con un orizzonte temporale ancora più lungo, Bitcoin ovviamente non è Non è paragonabile, paragonabile, essendo essendo anche anche quello quello ovviamente per primo primo che è che è stato stato quotato. portato, Se se tu tu consideri consideri che è che è stato stato quotato quotato in in gennaio gennaio a a 0,001 0,001 centesimi centesimi di di dollaro, dollaro, se se poi poi se se facciamo facciamo una una percentuale, percentuale, facciamo facciamo fatica fatica addirittura a addirittura a scrivere scrivere un un apposito apposito comparto. comparto. Ecco, per Per cui cui è chiaro è chiaro che, che, come come si si dice dice sempre sempre in in finanza, finanza, i i risultati risultati del del passato passato non non sono sono una garanzia garanzia per il per il futuro, futuro, assolutamente. assolutamente. No, 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 anzi, 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 ecco, ok. infatti l'abbiamo detto insieme all'unisono, sto dicendo, anzi, potrebbe essere proprio l'opposto, assolutamente sì. Va bene, Valerio, abbiamo fatto un bel bilancio, naturalmente poi lo rifaremo con l'anno nuovo anche per capire come inizia su questo fronte, visto che anche sui mercati tradizionali, insomma, c'è molta Certo. carne al fuoco, dobbiamo ancora veramente mettere a fuoco tante cose. Io ti ringrazio molto, ricorda il tuo contatto per i nostri amici che volessero magari insomma, contattarti per X cose, insomma, per la formazione, per la divulgazione, quello di cui ti occupi. Ecco, per quanto riguarda il mio sito web, vreefinanzasmarteducationschool.net. Ok. Mettete contatto diretto in Telegram, chiocciola VR Trade, VR Trade. Ok. E fate sul collegamento, ovviamente Telegram, così posso interagire con voi e darvi delle risposte Risposte alla alla domanda domanda specifica. specifica. Ok, perfetto. Grazie mille Valerio Rossi per essere stato con noi. Buon anno, naturalmente, ci sentiamo presto. Grazie Grazie mille mille Manuela, Manuela, grazie a grazie a tutti i tutti i telespettatori e telespettatori che e che sia sia un un anno anno meraviglioso. meraviglioso. Grazie a te. Allora, intanto, adesso non andiamo in pubblicità, ma andiamo a vedere l'apertura di Wall Street perché ha aperto i battenti anche il mercato azionario americano. Come abbiamo già detto poco fa, insomma, le previsioni erano positive, il Dow Jones sta guadagnando lo 0,30%, l'S&P 500 lo 0,41% e il Nasdaq lo 0,41%. Quindi avvio positivo per Wall Street, naturalmente tra poco torneremo, parleremo proprio di questo con Maurizio Monti e non solo, naturalmente, però partiremo dall'apertura americana. Vi aspetto.